Era il 10 febbraio del 1980, una giornata un po' non piovosa, ma coperta. E la cosa che rimase impressa nei milanesi è vedere questo arcivescovo anche, come dico, ieratico, no? Il vescovo viene plasmato anche dalla diocesi e quindi è stato un grande pastore. Sono andato molte volte al carcere di San Vittore, ci andavo in particolare sempre a Natale. Mi ha chiesto di indicargli dove era il carcere, quindi quando siamo passati da Via Papignano per l'ingresso per andare a Sant'Eustorgio. È una molteplicità di presenze, di storie dolorose e anche di cammini di redenzione. Rispettoso delle persone, non voleva invadere l'altro, con in mano il Vangelo, sulla confessione che dice che prima di andare a dire che sei cattivo, loda il Signore per le cose belle che ha fatto.